Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi parliamo di prodotti finiti. Questi sono i prodotti che ho terminato tra settembre e ottobre. Come al solito ve li mostro, ne parliamo un attimino, vi dico se li riacquisto oppure no, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito. Allora, partiamo subito con i bagnoschiuma. Ne ho due o tre qui sotto mano, questi li utilizzo con i miei genitori. Abbiamo terminato innanzitutto questo qui di Dove, esfoliante, bagno doccia idratante. Sono 500 ml, questi li compriamo sempre solo in offerta, ve lo dico sempre, a meno di 2 euro. La profumazione. Sì, me la ricordo, abbastanza classica, neutra, ma abbastanza piacevole dal mio punto di vista. All'interno conteneva dei microgranuli, ma impercettibili, delle particelle finissime e sfolianti. Più che altro faceva una sorta di gommage sulla pelle del corpo. Personalmente l'ho trovato abbastanza piacevole come bagnoschiuma, anzi come bagno doccia. Esfoliante, ripeto tra molte virgolette, è un prodotto che terrò sicuramente in considerazione per i prossimi acquisti perché non è niente male, quindi sì, ve lo consiglio. Poi abbiamo terminato, anzi, questo l'ho terminato da sola perché l'ho utilizzato in palestra e ho terminato questo doccia crema del Le Petit Marseillais. La versione è fiori d'arancio, sono 250 ml e questi li avevo trovati sul sito di Tigotà in offerta a 1 euro. Infatti, avevo comprato questa versione. Ma anche quella alla vaniglia che devo ancora utilizzare. Allora, come prodotto in sé mi piace perché è un bagno doccia bello cremoso, anzi un doccia crema cremoso, idratante, lascia la pelle morbidissima. Ma la cosa che non mi piace di questi doccia crema, bagno schiuma, è che la profumazione svanisce immediatamente. E poi questa profumazione, in particolar modo fiori d'arancio, non mi ha fatto impazzire. Preferisco sicuramente quello alla vaniglia. Secondo me per 1 euro in offerta si può fare, ma non a 2-3 euro come di solito li vedo in giro. Quindi c'è sicuramente di meglio a molto meno per quanto riguarda il prezzo. Ad esempio, molto meglio questi qui di Garnier Ultra Dolce. Questo è il bagno doccia ultra delicato con detergenti di origine vegetale, la variante limone e fiori di sambuco che adoro, letteralmente adoro, mi fa impazzire per il periodo estivo. Questo rinfresca e tonifica, verissimo. Sono 500 ml di prodotto in offerta, anche questi li paghiamo meno di 2 euro. E questo ha una profumazione freschissima, ripeto, perfetta per il periodo più caldo. Vi dà proprio quella sferzata di energia, di freschezza che vi serve per iniziare la giornata. E sicuramente questo lo riacquisto per il prossimo periodo estivo, però della stessa linea, lo sapete, utilizzo tantissime varianti. Tra le mie preferite, quella all'avena, quella al miele, insomma, sono tutte buonissime. Anche quella al fico che sto utilizzando, il zucchero di canna che sto utilizzando in questo periodo. Prodotti top che vanno a detergere bene, che non vanno a seccare la pelle, ma la lasciano morbida e profumata. Fantastici. Poi vado avanti, ma ve le mostro così velocissime, queste veline della Foxy Cotton. Queste le pago 99 centesimi da quel sapone e mi trovo benissimo, le trovo morbidissime, perfette da tenere qui sulla postazione make-up. Allo stesso modo vado velocissima su queste salviettine struccanti della Fria Utility. Sono 3 in 1, occhi, viso e labbra, effetto idratante per pelli normali e sono con bisabololo ed estratto di vite rossa. Le pago 99 centesimi per 25 pezzi, sempre da quel sapone. Queste non le amo particolarmente per struccarmi a tutti gli effetti, ma le amo, visto comunque il prezzo molto economico, per rimuovere magari, che ne so, gli swatches dalle mani oppure quando mi trucco per pulire così in rapidità le mani. Comunque continuo a riacquistarle. Tra le mie salviette struccanti per struccarmi a tutti gli effetti preferite in assoluto queste qui di Roberts, acqua alle rose, ve ne parlo sempre. Sono salviettine struccanti viso, occhi e labbra, 95% di ingredienti di origine naturale. Queste in offerta le pago meno di 2 euro sull'1,50 euro, validissime, efficaci perché rimuovono tutto e lo fanno in modo delicato. Top, 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 ve lo dico sempre in tutte le salse. Poi parliamo di rasoi. Io, da quando ho scoperto i rasoi della Wilkinson, ve lo giuro, sono rinata. Io con questi rasoi non mi taglio mai.
ve lo posso garantire. Io inizialmente ho ricevuto questi prodotti in omaggio dall'azienda, anzi sono molto carini sia Wilkinson che Hawaiian Tropic, perché me li mandano ogni anno prima dell'estate, ma io a prescindere li riacquisto sempre con i miei soldini perché sono veramente molto molto validi. Allora, diciamo, rasoi classici, vi straconsiglio questi, i Wilkinson Extreme 3 Beauty, questi qua. Tra l'altro in questo periodo sono in offerta da acqua e sapone per 2,99 euro e sono 6 pezzi. All'interno contengono, nella striscettina diciamo colorata, olio di jojoba e aloe vera. E poi ho terminato anche per la serie rasoi un attimino più elaborati queste ricariche sempre di Wilkinson della linea però Intuition. Sono 3 ricariche, quelle per intenderci queste qua con il sapone attorno al rasoio, che vi permettono di idratare la pelle nel momento in cui andate a raderla, e anche questi non mi fanno tagliare, anzi mi lasciano le gambe o comunque le parti che vado a rasare morbidissime. Sono 4 lame. Questi che vi ho mostrato prima sono 3 lame. Prezzo pieno circa 8-9 euro, cerco di comprarli quando li trovo in offerta sui 6-7 euro, però vi posso dire che un panetto vi dura abbastanza per più utilizzi. Queste sono con latte di cocco e olio di mandorla, top, profumazione tra l'altro stratosferica. Poi vado avanti con un altro mio must have che acquisto e termino sempre. Questo è lo scrub corpo di Caloderma. Questo purifica la pelle donandole un aspetto sano e vitale. Questo qui, per intenderci, con zucchero di canna grezzo, olio di macadamia e lavanda, 500 grammi, e lo pago in offerta 5,90 6,90. Scrubba molto bene in modo efficace, ma non aggredisce la pelle, anzi la lascia levigata, morbidissima e idratata. Sicuramente lo riacquisto, manco a dirlo. Poi vado a cestinare questo prodotto qui che è terminato, ma ne rimane giusto un goccino, non so se riuscite a notarlo. Non ne posso più, è un prodotto che ho odiato. Questo è di Botanica naturalmente, che trovo nei discount MDLD. Ho provato questo sapone liquido, ho provato il bagnoschiuma, ho provato il detergente intimo. Questa linea personalmente non mi piace. Questo è il sapone liquido con estratto di aloe vera, ha buoni ingredienti perché senza SLES, LES, parabeni, coloranti, siliconi eccetera eccetera. Costa circa 1,50€, 2€ per 250 ml, ma secca, secca terribilmente, irrimediabilmente le mani. È veramente una roba pazzesca. No, no, no. Sicuramente ci sono saponi per le mani molto più delicati, personalmente non ve lo consiglio, e anche la profumazione sapeva un po' di svelto, quindi lasciamo perdere. Poi, ah, ecco, sempre come salviettine struccanti, altre preferitissime sono queste qui di Fresh and Clean, 25 salviettine struccanti viso e occhi, con latte di orchidea, sono senza alcol e oli minerali, anche queste in offerta per 1,50€, molto efficaci e molto delicate. Anche queste, come quelle che vi ho mostrato prima, rimuovono tutto il make up dal viso, dagli occhi e dalle labbra, super top, consigliatissime. Poi ho terminato due profumi. Ho terminato questo profumo da borsetta di Avon, la linea Rebel, è un profumo che mi è piaciuto tantissimo. Sono, se non mi sbaglio, sì, 10 ml, lo tenevo in borsetta e lo spruzzavo così all'occorrenza. Non escludo di acquistare la versione da 50 ml, ripeto, alla linea Rebel, un profumo abbastanza importante che non passa inosservato, ma profumo per eccellenza che non passa inosservato è lui, il mio profumo della vita, Hypnotic Poison di Dior. Questo per me, ve lo dico sempre, è l'amore. Adesso sto utilizzando la versione più piccola, questa è da 100 ml, adesso sto utilizzando la versione da 30 se non mi sbaglio, e dopodiché Natale si avvicina, quindi se qualcuno me lo vuole regalare, ben venga! Amo, 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 questo è il mio tesoro, il mio profumo, ripeto, della vita. Persistenza non ve lo sto a dire, ogni volta che lo indossavo, ma per caso hai... sì, è lui, top! Poi ho terminato questo scrub esfoliante per il viso della Leocrema della linea Natural, che di Natural aveva ben poco secondo me, con scorza d'arancia e papaya, senza coloranti e oli minerali, quello sì. Qui c'è scritto che libera la pelle da impurità, tossine, cellule morte, chi più ne ha più ne metta. 100 ml, prezzo piccolissimo, meno di 5 euro. Nacho feca!
non mi è piaciuto, scrub degè, al massimo si può considerare un gommage, ma personalmente non ho riscontrato benefici, miglioramenti dall'utilizzo di questo prodotto. Utilizzarlo o non utilizzarlo? La stessa identica cosa, no, non ci siamo, non mi è piaciuto, non ve lo consiglio e non lo riacquisto. Ho terminato poi questo contorno occhi di Omnia Botanica, la crema contorno occhi con olio di rosa moscheta. Sono esattamente, è purissimo bio, 100% naturale, sono esattamente 15 ml e l'avevo pagato veramente poco, circa 5-6 euro, non di più. Allora, come contorno occhi giornaliero, per chi non ha particolari problemi di secchezza sul contorno occhi, va più che bene. Secondo me è perfetto come base pre-trucco da utilizzare sul contorno occhi prima del correttore, perché idrata al giusto e si assorbe molto rapidamente. Se avete invece problemi più importanti di secchezza, non fa per voi. Io adesso voglio utilizzare altre cose, però per me è un prodotto top promosso. Poi ho terminato, per quanto riguarda i capelli, due prodotti, uno shampoo, sono entrambi di Garnier. Ho terminato uno shampoo, l'ultra dolce di Garnier, shampoo idratante con acqua di cocco e aloe vera, che idrata senza appesantire, 250 ml in offerta per meno di 2 euro. Già conoscevo questo prodotto, io mi trovo molto bene con questi shampoo, non hanno grandi pretese ma fanno il loro, lavano bene il capello dalla radice alle lunghezze senza seccarlo, lo lasciano abbastanza morbido e profumato, quindi per me è promosso. Poi, sempre di Garnier ma della linea Fructis, ho terminato l'Hair Food all'aloe vera, la maschera per capelli idratante con il 98% di ingredienti di origine naturale. Sono ben 390 ml, in offerta le pago intorno ai 5 euro, 4,50 euro, non di più. Io ormai le ho provate tutte quante, mi manca solo quella alle bacche di Goji, che non mi ispira particolarmente. Allora, mi è piaciuta come maschera per capelli, è valida, ma secondo me non tanto quanto le sue sorelline. Per me quella alla banana, quella all'olio di macadamia rimangono sicuramente le migliori. Mi è piaciuta ma non mi ha soddisfatta al 100%, non l'ho trovata idratante, nutriente, districante, ammorbidente come le sorelline, anche se comunque, ripeto, in linea di massima è un'ottima maschera per capelli. Tra l'altro, ripeto, ha anche buoni ingredienti, 98% di ingredienti di origine naturale e ha un piccolo prezzo per meno di 5 euro, quindi se volete provarla ve la consiglio, ma se dovessi scegliere ve ne consiglierei altre, o quella alla banana o quella all'olio di macadamia, che per me sono il top di gamma. Ho terminato poi due struccanti occhi, uno classico e uno bifasico. Quello classico è questo qui di Garnier della linea Fresh, quello con estratto d'uva purificante, è delicato ed elimina anche il trucco waterproof. 125 ml, pagato in offerta intorno ai 2-3 euro. Lo riacquisto spesso perché lo trovo spesso in promo al Conad Superstore, mi piace, lo trovo delicato ma efficace. Non so dirvi se rimuove il trucco waterproof, ma il trucco classico, ombretto e mascara, tanto mascara, lo rimuove tranquillamente senza bruciare, né arrossare, né irritare. Per me è prodotto top, così come prodotto top anche questo di Bottega Verde, estratti di bellezza, struccante occhi, efficace e delicato con lampone e mirtillo anche per occhi sensibili, 125 ml e costa intorno ai 4-5 euro. Questo è uno struccante bifasico, anche questo rimuove tutto, anche qui non so dirvi per il trucco waterproof perché non lo utilizzo, ma anche questo mascara, tanto mascara e ombretto, lo rimuove senza troppi problemi, anche alle matite per gli occhi, sia questo che l'altro. Anche questo efficace ma delicato, non brucia, non irrita, non arrossa. Sicuramente i prodotti top e consigliatissimi entrambi da riacquistare. Poi, così in velocità, ho terminato questo di Wet n Wild, questo è il Mega Clear, ovvero il mascara trasparente per andare a fissare e pettinare le sopracciglia, mi piace tanto, costa solo 3 euro e contiene al suo interno 8.5 ml, quando mi capita di andare da OVS lo ricompro sempre perché ha un piccolo prezzo ma è un prodotto performante, mi piace questo, mi piace quello di Kiko, quello di Essence, così così, però questo di Wet n Wild ve lo consiglio, buono.
Poi, ultimi tre prodotti. Ho terminato per l'ennesima volta il mio dentifricio preferito, questo di Equilibra, la versione sbiancante Aloe Gel, con il 30% di succo di aloe vera, 75 ml per meno di 3 euro in offerta, ovviamente, 97% di ingredienti di origine naturale, delicato gusto menta, pulisce bene i denti e mi lascia l'alito bello fresco. Amo, 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 già riacquistato. Poi ho terminato scopertona dell'anno, questo sapone non sapone di Omia Laboratoire, la versione all'olio di argan. Questo è un prodotto ecobiologico certificato ICEA, indicato per mani e per viso. 300 ml in offerta costa circa 2,50 euro, già riacquistato, ma nella variante all'aloe vera. Mi piace tantissimo come detergente per le mani perché pulisce bene a fondo ma senza seccarle, anzi le lascia morbidissime, ma l'ho provato anche per il viso e vi dirò anche per l'igiene intima. Estremamente delicato, secondo me un prodotto multiuso da tenere a mente. Ripeto, già riacquistato. E infine, altra scopertona dell'anno è questa maschera per il viso di Origins, la Clear Improvement, questa con il carbone. Contiene al suo interno 75 ml e costa una ventina di euro, se non mi sbaglio la trovate da Sephora. Fantastica per chi come me ha la pelle misto grassa impura con imperfezioni, va a contrastare benissimo le imperfezioni, a seccarle, va a ridurre i pori, a opacizzare il viso, una crema, anzi una maschera in questo caso, purificante, fantastica, molto molto efficace, performante e secondo me il prezzo, vista la performance, è giustificato. Tra l'altro con questo tubetto avrò fatto un 15 applicazioni, qualcosa del genere, veramente top da riacquistare, ve lo straconsiglio. Eccola qua. Ok ragazze, questo è tutto, ho cercato di essere molto rapida, molto concisa per non annoiarvi troppo. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate, se ancora non siete iscritte iscrivetevi al canale, un bel like se vi è piaciuto questo video, aspetto i vostri commenti qua sotto, un bacio grandissimo e alla prossima, ciao!